Dunque, gli autori di cui ci occuperemo oggi sono tre maestri la cui opera può leggersi come un'anticipazione della pittura di Botticelli, quasi uno stato cuscinetto, se mi permettete questa metafora tratta dalla contemporaneità, tra superpotenze. Da un lato, appunto, il nuovo Botticelli, dall'altro l'esito estremo più alto del medio Rinascimento, e cioè l'opera di Piero della Francesca. Questo giusto per smentire l'ipotesi per cui l'arte sia un succedersi di movimenti definiti, compatti, omogenei. E non piuttosto un processo graduale in cui un fenomeno si sovrappone a un altro, un processo fatto di avanzamenti, ma contemporaneamente anche di ritorni. Se per esempio ci fermiamo su questa immagine, la cavalcata dei Maggi, che troviamo nella cappella di Palazzo Medici Riccardi, si tratta di un affresco di Benozzo Gozzoli, anzi di parte di un ciclo di affreschi realizzato da questo artista nella residenza della famiglia Medici. Ci accorgiamo di come, più che andare avanti in un certo senso, si sia tornati indietro, vedendo questo dipinto. Piero della Francesca sembra trascorso invano, e con lui il senso di rigorosa geometria che presiedeva all'organizzazione dello spazio, o ancora il senso di monumentalità della figura umana, all'interno del paesaggio. Niente di tutto questo troviamo nell'opera di Benozzo Gozzoli. Troviamo un eco, una ripresa della processione dei Maggi, per esempio di Gentile da Fabriano, realizzata per Strozzi nella cappella di Santa Trinita, la cosiddetta Pala di Santa Trinita, un'opera che è data a 25 anni prima, un'opera quindi tardogotica. E per quanto riguarda l'affollamento delle figure, che sembrano dipinte quasi tenendo conto del numero dei personaggi effigiati, come se il pittore fosse pagato a cottimo: più teste dipinte, dipingo, più guadagno. E ciò senza dire nulla delle istanze, diciamo così, decorative degli alberi, del palazzo sullo sfondo, degli uccelli che volano in cielo dalla rondine al falcone. C'è persino una scena allegorica di caccia. Fosse una battaglia la capirei, ma che cosa c'entra la caccia con la processione dei re magi? Ma forse un riferimento alle persecuzioni di Erode, o forse un riferimento alla storia, perché sì, il tema è narrativo, fiabesco, in una modalità ancora tardogotica, che sorprende negli anni 60 del 400, quindi al Rinascimento avanzato. Però è anche memore, diciamo così, intanto degli studi della figura umana, per esempio nella pittura di un Filippo Lippi, che non sono, le figure umane non sono più goticheggianti, stilizzate, sono rappresentate, diciamo così, tutto sommato, con nel pieno rispetto dei volumi, o anche della prospettiva per quanto riguarda i cavalli rappresentati frontalmente, oppure trasversalmente.
la parte inferiore del dipinto. Quindi un'opera di mediazione tra diversi stili, splendida, superba per quanto riguarda la cura dei dettagli, dei particolari. No, evidentemente non gli piace che io scarichi il file. E poi soprattutto un'opera che rimanda a un fatto storico avvenuto nella Firenze di alcuni decenni prima, il Concilio di Firenze, quando l'imperatore d'Oriente arriva a Firenze per risanare lo scisma e ottenere in cambio l'aiuto dall'Occidente contro i turchi che ormai sono alle porte di Costantinopoli. Lo scisma sarà risanato, ma dell'aiuto nessuna traccia, e alla fine Costantinopoli cadrà. Ma per i fiorentini, in particolare per i Medici, per Cosimo il Vecchio, che era il grande padrone di casa, fu un momento importante. Infatti i Medici qua vengono rappresentati con le fattezze dei Re Magi. Noi abbiamo Lorenzo il Magnifico, Giuliano, il padre Piero e anche il capostipite, il dinasta Cosimo il Vecchio. Tutti adeguatamente rappresentati. Da questo Concilio di Firenze in avanti le cose sarebbero cambiate parecchio. Sarebbe cambiata anche l'arte, anche la cultura, perché i monaci orientali non porteranno con sé solo i loro usi, le loro tradizioni, porteranno tanti libri, porteranno edizioni originali di classici greci. Considerate che siamo ancora in epoca pre-Gutenberg, quindi i codici miniati avevano un valore straordinario. La collezione, per esempio, del cardinale Bessarione, con oltre 300 manoscritti, era per l'epoca una collezione decisamente monumentale. Oggi la possiamo consultare a Venezia, alla Biblioteca Marciana. Ecco, attraverso questi scritti la filosofia neoplatonica degli orientali, filosofia plotiniana di Gemisto Platone, diventerà, diciamo così, la filosofia ufficiale di Casa Medici, e quindi del cenacolo elettissimo di intellettuali, filosofi, certo come Pigolella Miranda, Marsilio Ficino, ma anche musicisti, o ancora poeti, lo stesso Magnifico era un poeta, e quindi pittori come Botticelli, che frequenteranno questa dimora, di cui noi possiamo vedere così uno straccio negli affreschi di Benozzo Gozzoli. Parlare di questo periodo di passaggio, di mediazione, significa anche parlare di una realtà che era diffusa nella Firenze dell'epoca, cioè la realtà delle botteghe. Botteghe, in un'epoca in cui non esistevano le accademie, erano dei centri propulsivi importanti, dove si dipingeva, si realizzavano sculture, ma non solo. In alcune botteghe si progettavano anche oggetti, oppure si delineavano, diciamo così, tracciati architettonici di strade, di opere, si costruivano macchinari come nella bottega del Verrocchio. Soprattutto il lavoro su un'opera d'arte non era una sorta di battaglia individuale, di sfida di tu per tu tra l'artista e l'opera. Era un lavoro di gruppo. Certo, il capobottega aveva un ruolo, un'importanza fondamentale, ma anche i suoi sottoposti non erano da meno. Questo spiega come di alcuni capolavori del Rinascimento ci siano pervenute tantissime opere o copie della stessa opera. Non so se avete sentito parlare della Gioconda Torlonia, per cui è stata allestita una sala
credo presso il Senato o la Camera dei Deputati, non ricordo bene, comunque in uno dei principali palazzi pubblici di Roma. Questo era un dipinto che faceva parte di un'importante collezione, poi è finita tra le opere dello Stato, ma è una delle tante Gioconde che ci sono in giro. Ce n'è un'altra al Museo del Prado, ce n'è una all'Ermitage di San Pietroburgo, una in una collezione privata. E in tutte queste opere si riconosce la mano dell'artefice, in qualche modo. La mano di Leonardo, quindi non solo un artista, ma tanti artisti. Ecco, queste botteghe saranno importantissime, come scuole in cui si elaborano delle tendenze e anche come, diciamo così, uno straordinario tirocinio tecnico. Per esempio, un aspetto interessante da questo punto di vista è che le due principali botteghe della Firenze Pre-Botticelli sono botteghe anche di scultura. Dico che è un aspetto interessante perché è proprio perché per realizzare una scultura bisogna studiare il corpo umano, i suoi movimenti, le sue articolazioni. Ed è esattamente quello che fanno Antonio e Piero del Pollaiolo. Da una parte. E il verrocchio dall'altra, sia l'uno sia l'altro, sia l'altra delle due botteghe influenzeranno tantissimo Botticelli. Guardate, questo è un dipinto di Antonio del Pollaiolo, è una piccola tavoletta che si trova alla Galleria degli Uffizi, di una serie che illustra le fatiche di Ercole. Qui nello specifico è rappresentato il momento in cui Ercole prova a uccidere a colpi d'ascia l'idra di Lerna. Viene rappresentato in diagonale con a gamba piegata sul ginocchio, l'altra tesa, mentre con una mano trattiene la testa, anzi una delle teste dell'idra, e con l'altra brandisce la clava, mentre il movimento della testa dell'idra è replicato all'opposto sulla schiena di Eracle, dalla coda della pelle del leone Nemeo di cui Eracle si è rivestito dopo aver vinto quell'altra creatura mitologica. Vedete come l'idra cerca di avvinghiarsi ad Eracle con la coda, con una zampa, ma Eracle, rappresentato tra l'altro in primo piano, sembra avere le carte in regola per avere la meglio. Queste carte in regola nient'altro sono se non la sua forza, il vigore fisico espresso da questa postura fortemente dinamica, carica di moto potenziale. Vedete come tutta la composizione è giocata su linee sinusoidali, la coda, le teste dell'idra di Lerna oppure il fiume che si intravede sullo sfondo, che vengono letteralmente dominate dalla regolarità geometrica netta e assertiva del corpo di Eracle, che si piega in avanti per portare a casa, diciamo così, quest'altra importante vittoria. Quindi studio, vedete, questa è una grafica con una battaglia di 10 uomini nudi, studio sul movimento del corpo umano, movimento che si fa visibile. Guardate per esempio questo profilo di donna al Museo Pol di Pezzoli di Milano, anche nella più assoluta immobilità, perché il ductus, cioè la linea che circonda questa figura, è come ritagliata, cioè è come se fosse diciamo così, parafrasando Zero Calcare, il percorso lungo cui strappare, strappare lungo i bordi per tirare fuori l'immagine. Non c'è alcuna mediazione tra il fondo e la figura in primo piano, e questo ci dice che la figura è
dispetto della sua immobilità assolutamente assertiva, proprio come l'Eracle che uccide il gigante Anteo, credo, del vostro libro, o l'idra di Lerna, o come la figura che si tende con tutta la sua possente muscolatura nell'atto di lanciare una freccia. Nel vostro libro c'è anche l'immagine della beata Maria Egiziaca. Qui il riferimento non può non andare alla scultura di Donatello, maestro di dinamismo, che proprio come la beata, la Santa Maria Maddalena di Donatello è immobile, ma questa immobilità da pezzo di legno, effettivamente una scultura di legno, viene, come dire, movimentata dalla figura degli angioletti che le ruotano intorno. È come un pezzo di legno collocato in un frullatore. Quando c'è una parte ferma e un'altra parte che si muove, il movimento è ancora più evidente perché si ha un punto, un termine di riferimento. Quindi la lezione, se io vi chiedessi la lezione dei Pollaiolo per Botticelli, quale potrà essere? È chiaro, l'attitudine al movimento, tanto soprattutto in questo caso è un movimento fisico. Infatti, un trait d'union si avrà quando Botticelli sarà chiamato a realizzare un dipinto per la Confraternita della Mercanzia, che aveva commissionato ad Antonio del Pollaiolo rappresentazioni delle figure e delle virtù cardinali: fede, speranza, carità, prudenza, sapienza, temperanza. Solo che perdeva tempo, quindi la giustizia viene affidata a Botticelli, e Botticelli realizza una figura che ricorda molto da vicino il movimento potenziale, diciamo così, trattenuto ma comunque evidente nella postura muscolare delle figure del Pollaiolo. Un altro maestro di Botticelli, e non solo di Botticelli, sarà anche il grande maestro di Leonardo, è Andrea del Verrocchio. Anche lui, pittore, lui e la sua bottega, pittore di Madonna col bambino, diciamo così, un po' improbabili, e scultore. Come pittore, un suo dipinto lo commenteremo commentando Leonardo da Vinci, sarà il battesimo di Cristo. Come scultore, alcune figure che potremmo prendere in considerazione, fermandoci a quella del vostro libro, sono intanto l'incredulità di Tommaso di Orsanmichele. Interessante perché anche qui abbiamo il movimento, lo stesso del Verrocchio, solo che stavolta non è solo movimento fisico, anche movimento psicologico. C'è tutto lo sguardo di Cristo pieno di amore, di comprensione o forse di commiserazione, e contemporaneamente c'è lo sguardo basso fissato sulla ferita aperta nel costato di Cristo di Tommaso, che è un po' in bilico tra l'interno e l'esterno. Anche questa è una soluzione interessantissima, fermato come lungo una linea diagonale. E con evidente palese incertezza si appresta a toccare dal vero la fonte della sua incredulità. Quindi non più solo movimento fisico, ma anche movimento psicologico. Come si esprime la psicologia di una figura? Si esprime attraverso dettagli, per esempio. Nel vostro libro c'è questo gruppo, questa scultura. Questo è il fronte e questo è il retro. Una scultura straordinaria, la cosiddetta Dama del Mazzolino. Una dama che tiene in mano un mazzolino. Secondo voi, come viene resa la psicologia di questa figura attraverso la scultura? Qual è l'elemento parlante, posto che la statua non parla? Sì, in un certo senso c'è un effetto
bagnato piuttosto evidente, il trattamento pittorico delle superfici, col suo vedo o non vedo, però è una cosa che riguarda più la psicologia dell'osservatore che non la figura. Le mani, guardate queste mani, le mani sono mani parlanti, è come in TV, non so, quando intervistano qualcuno che è abituato a parlare di fronte alle telecamere, quindi rimane imperturbabile nel volto, però il regista cornuto non si arrende e quindi muove la telecamera sino a fissare, che so, un movimento nervoso, un tic del piede. Oppure le mani sudate o le mani che si muovono vorticosamente. Ecco qui queste mani, nella loro, diciamo così, nudità, sono un elemento, direi, rivelatore del carattere di questa figura. Tra l'altro, portano in mano l'emblema della figura, che è il mazzolino. Di questa scultura si ricorderà Leonardo nel suo ritratto di Ginevra Benci. E poi ecco, un altro aspetto interessante è il chiaroscuro che si trova, ecco, appunto nella veste, come notava giustamente lui, ma anche nel contrasto tra superfici scabre e frastagliate come questi capelli rigorosamente pettinati e superfici pulite e lisce, scusate, come il collo, l'attaccatura del collo oppure l'ampia fronte. Il nostro amico realizza delle sculture anche quasi astratte, dove questi effetti pittorici sono ancora più evidenti, come... Aspettate un attimo. Il monumento a Piero e Giuliano de' Medici, vediamo se lo trovo. Tomba di Giovanni e Piero de' Medici, ecco. Questa foto fa schifo, e comunque l'arcata è inserita all'interno di un'arcata contornata di pietra serena. C'è questo sarcofago di porfido e materiali vari con delle zampe di bronzo che poggia sopra un plinto sempre di marmo. Ma l'aspetto interessante è la griglia composta da nodi intrecciati di bronzo che separa l'esterno, su cui è visibile anche il sarcofago, da un ambiente interno. E che funge come da porta della morte, come da diaframma sottile tra la dimensione che viviamo noi e l'altra dimensione, con la luce che batte sul bronzo e che lo accende, ma viene subito raffreddata dalla penombra del sottofondo, ecco, creando appunto uno di quei mobili effetti chiaroscurali che abbiamo osservato nella Dama con Mazzolino. Ecco, anche qua, come vedremo, i riferimenti che saranno colti e sviluppati da artisti più giovani, come Botticelli o come Leonardo da Vinci, si sprecano. Tipo, per esempio, Leonardo si ricorderà di questi nodi, come si ricorderà dei piedi di bronzo di questo sarcofago. E infine, un'altra scultura sua interessante, lo dico solo perché c'è anche nel vostro libro, è il monumento equestre a Bartolomeo con Leoni. Questo si trova a Venezia. È stato collocato su un altissimo basamento da un tale Leonardi, da un altro scultore, che si è firmato pure orgogliosamente sul basamento, senza vergogna, proprio senza ritegno. Ora, vicino a Venezia, a Padova, se vi ricordate, c'è il Gattamelata di Donatello, di qualche decennio prima. Ma che differenza c'è tra le due statue? Tra il Colleoni del Verrocchio e il Gattamelata di Donatello. Che il Gattamelata di Donatello cammina, anzi, procede a trotto, quieto, sereno, dimostrando un assoluto autocontrollo che è specchio, se vogliamo, dell'aggancio che quest'uomo, questo condottiero ha sulla realtà.
Nulla gli sfugge, non c'è bisogno di affrettarsi perché lui, come direbbe Sun Tzu nell'arte della guerra, la sua battaglia l'ha combattuta, ma prima ancora di averla effettivamente guerreggiata, perché le guerre si vincono prima di combattere, non dopo. Evidentemente il Verrocchio qui non sta ritraendo una figura pacata. Un intellettuale, come invece faceva Donatello, sta rappresentando la forza, l'energia furiosa con questo cavallo che sembra voler uscire dal basamento, che se sappiamo che il basamento non l'ha realizzato poi lui, e soprattutto procede con energia, con vigore, costringendo il cavaliere, diciamo così, a tenere le spalle all'indietro proprio per bilanciare questo moto impetuoso della bestia. Quindi dinamismo, come nel caso del pollaiolo, però in questo caso anche una forza, una decisione, una determinazione che riguardano il carattere, direi, violento, aggressivo del capitano di Ventura rappresentato dall'artista. Bene, quindi abbiamo collocato le carte in tavola, siamo pronti per affrontare gli argomenti successivi, ma questo a partire dalla prossima lezione.